ragazzacci, oggi il vostro brado va senza soste che parte subito con il gameplay numero 22 di Tales of Xillia su PlayStation 3. Grandissimo gioco, non mi stufo mai di ripeterlo. Quindi gameplay numero 22, si parte e ci sentiremo dopo. Ciao a tutti, vai, fate i bradi, cazzo. Vai ragazzi, si parte con il gameplay numero 22 e si inizia con la finale del torneo. Andiamo a giocare la finale del torneo, vai. Vai con la finale del torneo, vediamo come va, ragazzi. First up in the ring, the Catalan champion. Tragedy nearly put an early end to the tournament yesterday, but cooler heads prevailed with the tournament committee, so today the finals will go on. To ensure that everything will be conducted fairly, we will fall back on precedent and use the late king's rules. Because that makes a lot of sense. That kind of power, could it be? A Spyrex! I can hear the spirit's cries. We're too late again. No! Stop! Give him back! No! Stop it! Let me go! Give up the doll, sweetheart! Someone kidnapped Tipo! Elise just went after them! Hey! What happened to just one-on-one? Alvin! They weren't after you! Their target must have been Tipo all along. There weren't any snipers in the stands either. I didn't know, I swear. Then it's up to you to save her. What? Do you mean you're testing my loyalty? I'm counting on you to do this. Just my rotten luck. Don't blame me if it goes south. Is he going to help Mila? Perhaps there are no snipers in the stands after all. Let's go then! Huh? Just Leia? Exodus captured Tipo. Elise and Alvin went after them. Good heavens! Here we go! Ok ragazzi, vediamo cosa bisogna fare. Ok, pronta, ma io qua non devo fare nulla, uscire dal menu, sì. Vai, si inizia a combattere, ragazzi, alla grande, vai. Okay, e questa è la finale? Credo di sì. Sì. E la... Beh, cosa dobbiamo fare ora? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vincere, cosa dobbiamo fare, ragazzi? Si vince. Vai così, brado, vai. Grande brado, yeah. Vai brado, yes, yes. Brado go, go. Go brado go, ragazzi. Vai che si vince, vai. Vai che si vince. Dai, ne manca solo questo. Manca solo questo, vediamo un po'. Spero di sì. Vai brado. Vai brado, dai. Grande, 1200 punti esperienza. This is my mission. Ok, ci sentiremo dopo il video, ragazzi.
Any idea where Alvin and Elise ran off to? I sent members of the clan after them, but I've yet to hear back. Let's go look for them, too! Hold on. We know they left the city. You won't have much luck finding them if you're not familiar with the area. Let us locals handle this. We'll find them. Just promise me you'll wait here until we do. Very well. Okay. This is taking much too long. You don't think that Alvin turned on us? How could I have let Elise leave her seat like that? If I had just noticed sooner. It's not your fault, Leia. But... We found their trail. Where does it lead? We were too careless. They've gone into the royal hunting grounds. Where is it? It's a forest near the city that kings have used as their private hunting grounds for generations. It's a sprawling, primeval place. The Katarl clan looks after it. Thank you, Jürgen. The hunting grounds teem with dangerous monsters. Please be extra careful. Ok ragazzi, vediamo un po' di rigidi della riserva di caccia reale. E vediamo adesso, si saranno aperte sicuramente una delle due strade dove non si poteva accedere, dove non si poteva andare, diciamo, no? Quindi allora vediamo un po'. Riserva di caccia reale, ok, bisogna andare verso di là, ragazzi. Eh sì. Vai Brado, vai che si passa. Passeremo, non lo so. Vediamo un po' quanti soldi ho. 50.000. Un bel gruzzoletto, ragazzi, vai. Ed ecco qui che ora partirà un video sicuro. Ah, no. Dirigi la riserva di caccia reale, vabbè. Dai, farò qualche incontro giusto per vedere se reggono i miei personaggi a questo livello, dai. Vai così, vai, grande Milla. Combatti, sei la migliore, inutile dirlo. Sei tu. Ecco qua anche i granchi, vai così. Vai Milla. È 198 di esperienza, ragazzi, non è niente male. Eh no, allora vediamo un po' la strada da fare. Bisogna andare verso sopra, verso su. Questi sacchetti, ragazzi, 1600 gold, sfido chiunque a non raccoglierli. Vai così, grandissima Milla, yeah. Vai, combatti. E là. Non vuole morire. Non voleva morire. Vai, così. 176. Eh beh. Qui andrebbe anche bene per fermarsi a fare un po' di grinding. Non sarebbe male. Vabbè. Prendiamo qui il forziere. Cosa c'è di buono? Una protezione, qualcosa, ok. Beh, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Raccogliamo il sacco di patate. Vai, sacco di patate raccolto. E si va per la nostra strada. Ah, ok, c'è un altro pezzo da percorrere. Percorriamo. Vai ragazzi, forziere, vado a prenderlo se me lo concedete, dai. Vai, ammazziamo qui il tulipano, il fiore, come si chiama. Vai che si combatte, vai. Vai Brado, vai. Go Brado go, ragazzi. Guardate come si combatte, guardate qui. Yeah, 146, bene. Bene così, vai. Ok ragazzi, adesso raccolgo solo oggetti, non combatto più, ho fatto giusto qualche incontro.
per non rendervi la strada noiosa, no? Ecco, un sacco di patate, spero di evitare il combattimento. Eh no, addirittura c'è uno scontro combinato, ragazzi. Qui sono molti punti esperienza, ve lo dico. Vai così, bravo, vai. Tanto non posso perdere, sono potenziato alla grande. Oh, vai, combatti, non aver paura. Ammazza il pavone. Vabbè, andiamo, andiamo. Non si capiva lì che animale era, vabbè. Allora, e qui ragazzi un 300-400 punti esperienza, ve lo dico. C'è poco da dire qui, 300-400 punti. 390, vai. 390, niente male, vai. Vai avanti, Milla. Dov'è la strada? Sì, ok, bisogna salire verso di qua. Ecco un altro sacco di patate qui da raccogliere. Un altro forziere qui, un altro forziere. Yeah, yeah. Vai così, ah, riponi perché sono pieno di quegli oggetti, vabbè. Bene, così, qui cosa c'è? C'è qualcosa? C'è qualcosa? Sì, qui c'è qualcosa al muro, vediamo un po'. Vai. Vabbè, un altro incontro, ragazzi, non si poteva evitare, non si poteva. Era inevitabile. Vabbè, ragazzi, sono punti per salire di livello, non guastano, eh. Vai così, Milla, Milla. Vai, 220, yeah. E ora possiamo andare, siamo arrivati. E non siamo arrivati, no, c'è un altro pezzo di tragitto qui da fare. E vabbè ragazzi, vuol dire che arriverò alla fine della strada e finisce il gameplay. Raccolgo qua i sacchi di patate che servono, servono, Qui c'è qualcosa che brilla, vediamo un po', ok. Vai, brado, vai. Vai così, Bradenji. Allora, ma cosa corri dietro? Cosa corri dietro? Guardate qui i sacchi di patate che ci sono da prendere qui in mezzo. 800 gold, ragazzi. Ma guardate quanta bella roba da prendere. Vai, pelliccia per tre questa volta, ti ho evitato. Eh no, ora credo che mi becca. No, non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta. Vediamo qui cosa c'è, ragazzi, da prendere, tanto. È un forziere con 4000 gold, ragazzi. Sono soldi, sono soldi. E vabbè, dai, si combatte. Vuoi combattere? Combattiamo, dai. Almeno prima di chiudere il gameplay facciamo questo incontro dove ci divertiamo un po' tutti, dai. E vai così, grande, brado, grande. Oh, sull'albero cosa c'è? E vai. Ragazzi, a questo punto faccio anche questo incontro così. Tanto il gameplay si conclude qui, ve lo dico. Vai così, Milla, vai, combatti, non avere paura di nulla, di nulla. Grande, vai, vai, quant'è? 220 punti, yeah. Anzi, ragazzi, guardate, vi faccio un altro incontro, così salgo di livello e lo vedete anche voi. Salgo di livello con un personaggio e voilà. Almeno chiudiamo in bellezza, dai, chiudiamo in bellezza. Vai così, Milla, Milla, Milla. Vai, Diablo, grande. Non posso perdere, ragazzi, sono troppo potenziato, non posso. Non posso perdere. È impossibile perdere qui, eh.
vai. 364 punti, vai. Vedete il livello ottenuto, sono salito di livello. E ora il gameplay si può stoppare. Siamo a un quarto d'ora, 15 minuti. 15 minuti, va bene, va bene. Ok ragazzi, allora il gameplay numero 22 di Tales of Xillia si conclude qui in compagnia del vostro Diablotex. Ecco qua, sono a livello 38 con i personaggi, quindi ci sentiremo per i prossimi video gameplay. Gameplay 22 concluso, ciao a tutti. Ok ragazzi, eccoci qui, anche il gameplay numero 22 di Tales of Xillia si conclude qui dal vostro Diablotex, eccolo qui dal Tales of Xillia. Allora inizio con il salutare in questo finale di gameplay numero 22, saluto The Crew, poi c'è Blood Pollution 91, Pringlex 7000, El Morga, Luca Metal Brixia e Giga Jack, spero di aver pronunciato bene alcuni nick, ma va bene così, altrimenti se non l'ho pronunciato bene scusatemi. Quindi gameplay numero 22 di Tales of Xillia concluso, ciao dal vostro Diablotex e ci sentiremo per altri gameplay che ne arriveranno molti. Ciao a tutti.